Amici ascoltatori, un saluto a tutti voi da Stefano Tini, benvenuti ad una nuova puntata di Le ricette del benessere. Ricordo che questo programma è offerto da Vigor Sporting Center a Roma, in via Grotta di Grenia numero civico 100, un plesso sportivo con tantissime palestre, con due piscine, perché è importante unire ad un'alimentazione sana anche il fare esercizio fisico. E allora abbiamo abbinato questa rubrica, questo programma al nostro sponsor, Vigo Sporting Center, via Grotta di Grigni, numero civico 100 a Roma. Categoria pesce oggi per quanto riguarda la ricetta che vi andiamo a consigliare, che si chiama branzino alla griglia. Allora, gli ingredienti per quattro persone sono i seguenti: 500 g di branzino, un limone, un cipollotto, pomodorini, olio extravergine d'oliva, insalata riccia, sale e pepe. Andiamo alla preparazione. Dopo aver spinato e spellato il pesce, adagiate la polpa su un piatto cosparso di sale e olio extravergine e bagnatela con succo di limone e olio extravergine. Mondate e tagliate il cipollotto a lamelle sottili e unitelo al tutto. Dopodiché coprite con carta d'alluminio e lasciate insaporire in frigo per circa 15 minuti. Nel frattempo dovete lavare l'insalata, disponetela nei piatti e condite con succo di limone, olio extravergine, sale e pepe. Quindi fate scolare il pesce, tagliatelo a tocchettini, grigliatelo da entrambi i lati e adagiatelo sul letto di insalata, guarnendo con qualche pomodorino. Servite e consumate subito. Vediamo le proprietà di questa ricetta, il branzino alla griglia. Ricordiamo che il branzino è un pesce povero di grassi, facilmente digeribile e ricco di omega 3. Ricordiamo che gli omega 3 combattono il colesterolo cattivo e favoriscono la formazione di quello buono. Dunque è tutto per quanto riguarda le ricette del benessere. Mi raccomando, dovete sempre coniugare la cucina alla palestra, agli esercizi fisici. Se non avete molta disponibilità economica, scendete da casa, fatevi qualche passo, passeggiate veloci per circa 20 minuti al giorno. Vi ringrazio per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata da Stefano Tini. Le ricette del benessere vi dà appuntamento a martedì prossimo.